venuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, questo bellissimo dipinto di Antonio Ciccone che stette proprio qui in questo convento per alcuni giorni per dipingere questo bellissimo San Francesco che riprende un po' i vialetti del convento, e c'è tutto un significato. Un giorno vi racconteremo anche un aneddoto su questo dipinto che ci fa sorridere con Padre Pio da Pietrelcina. Però oggi, per raccontarvi qui in questo luogo di incontro con i tanti figli spirituali di Padre Pio, dall'epistolario numero 3, vi vogliamo raccontare quello che scrisse Padre Pio il 14 di febbraio del 1918 ad una sua figlia spirituale, Antonietta Vona. Carissima Antonietta, la grazia del Divino Spirito sia sempre con te, ti renda sempre più degna della celeste patria. È una lettera abbastanza corposa, ma quello che a noi preme mettere in risalto è una vera e propria lezione che fa Padre Pio sulla virtù dell'umiltà. Infatti scrive Padre Pio ad Antonietta: principalmente devi insistere sulla base della giustizia cristiana, sul fondamento della bontà, sulla virtù, ossia esplicitamente si porge a modello, voglio dire, dice Padre Pio, l'umiltà, umiltà interna, esterna, ma più interna che esterna, più sentita che mostrata, più profonda che visibile. Stimati qual sei in verità un nulla, una miseria, una debolezza, una fonte di perversità senza limite e senza attenuanti, capace di convertire il bene in male, di abbandonare il bene per il male, di attribuirti e giustificarti nel male e per amore dello stesso male di disprezzare il sommo bene. E poi Padre Pio conclude: con questa persuasione fissa nella mente tu, gli dà 6 regole. Non ti compiacerai mai di te stessa, non ti lamenterai mai delle offese, scuserai tutti, gemerai sempre come povera dinanzi a Dio, non ti meraviglierai mai affatto delle tue debolezze, ma piena di santo rossore e di completa confidenza abbandonerai il tuo cuore sul petto del Divin Maestro, come un fanciullo tra le braccia di una mamma. E poi, scrive Padre Pio, finendo, non ti esalterai, punto, nelle virtù, ripetendo il tutto da Dio e da Dio. E basta per la presente lezione.